La storia siamo noi era l'incipit di una bella poesia scritta da De Gregori nella Valdichiana Senese. La storia è stata masterizzata in un podcast dove sarà possibile capire le origini di un territorio che ha una storia antichissima. Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e referente dell'ambito turistico, nel salutare i convenuti in un gremitissimo teatro Mascagni in occasione della presentazione dell'iniziativa, non ha nascosto la sua soddisfazione. Bruna Caira, direttrice della Strada del Vino Nobile, ha accolto con entusiasmo il podcast. Fabrizio Federici, storico, ha curato i dettagli scientifici dell'iniziativa. Il testo di Anita Franzon mi ha consentito di scoprirlo meglio, un testo con cui mi sono subito trovato in sintonia, devo dire, perché ce lo dipinge non solo come un serbatoio straordinario di scoperte archeologiche, di opere d'arte, ma appunto come un territorio vivo, abitato da abitanti nati qui o che hanno deciso di venire a vivere qui. In teatro presenti le delegazioni delle amministrazioni locali della zona, oltre che gli studenti dell'Istituto Tecnico Turistico di Montepulciano. Nel podcast non mancano contributi di artisti e intellettuali famosi.